Ciao, ciao. Allora, è con noi Mirko De Carli, popolo della famiglia. Buonasera, oh, qui in studio a Milano. Buonasera, buonasera. Eccoci, buonasera, qui, buonasera. Eccoci qui. Allora, caro amico De Carli, anche tu pensi che Trump sia stato un tentativo di assassino da parte dei poteri forti? Diciamo. Lo volevano fare fuori. E chi lo voleva? Come fai a saperlo tu? Che lo volevano fare fuori? Da fastidio a troppi, caro Beppe. Da fastidio a tutte le lobby. C'è stato un complotto. Cioè, non credi alla storiella di quello che ha sparato? Ma non ci credo neanche morto. Appena è uscita ho capito che era una balla colossale. Una balla colossale. Ormai qui ci sono le lobby che non vogliono che vada su Trump a fare cosa? A far finire la guerra, ma a non dare soldi chi? Agli abortisti, ma e a togliere di tutte le idiozie era un radicali sembra, di sinistra, lì. Degli amici di Parenzo, le sue idiozie, le sue follie. Quindi è la sinistra che l'ha ucciso. Beh, certo, i poteri che sono dietro a coloro che sono che a sinistra, sinistra e chi finanzia ucciso, la sinistra. Chi sono i principali finanziatori di Biden? Allora, gli abortisti, clinica Planned Parenthood, gli armatori che fanno le guerre, no, tutta quella gente là. No. Viva Trump! Go Donald, go! Armi libere, lo dice Trump, non Biden. Com'è? Il contrario. Ma cosa anzi, c'entra le armi? Chi armi ha fatto libere, le guerre, Parenzo? La lobby chi sta delle facendo armi? La guerra? Guarda, vuoi che scommettere la che appena Donald va al potere finiscono le guerre? Dunque, secondo sì. te dietro la chi c'è? Chi ha armato sto ragazzo che si chiama Trump. Crux? Le lobby che finanziano i signori. Cioè, hanno messo Biden. In mano un fucile ma a questo per non c'è bisogno di spiegarglielo. Sono cose che succedono in America, le abbiamo già viste. Incredibile. Ti dice qualcosa John Fitzgerald Kennedy? Vabbè, ma che c'entra? Quello non sappiamo manco chi l'ha ammazzato. Non lo sa nessuno ancora chi l'ha ammazzato. I servizi segreti deviati esistono. I servizi segreti deviati. Le parole conosciute da Parenzo. Ma io non ho capito una cosa. Quando Trump vincerà, a quel punto cosa dirà? Anche lì. Viva Trump, viva Trump. Hanno cercato di farlo fuori, è stato più forte di chi lo voleva ammazzare. E bravo quindi Donald. chi ha provato a farlo fuori, quindi è armato da Biden e la Partito Democratico. È armato è dai poteri forte. Forti che stanno dietro a un rincoglionito che non è in grado neanche di chi, parlare ma tu hai visto di camminare. Chi la campagna elettorale Cernienko, di Trump. Cernienko, era meglio, le compagnie era del meglio gas. Il Cernienko degli anni 80 del di Biden. Beh, certo, scusa, male, i poteri forti. Alcuni poteri forti sono ad esempio quelli del petrolio, anche, stanno dalla parte di Trump, che finanziano Trump, che c'entra? Quelli sono poteri forti, che brutta c'entra? Testa di i cazzo, poteri imbecille, forti oggi che decidono cazzo, sono altri coglionazzo sì e lo no? Sai benissimo brutto e sono molti amici tuoi merda. Perché quelli sono filo ebreo come no? Te muso di ricordatelo merda. Sono ebreo filo ebreo come te, ma che dici cazzo, e lo sapevo, il potere ebraico, sei impazzito, ma il potere ebraico esiste, Beppe, dai, diciamo. Ma non diciamo cazzate, gli abbiamo tirato fuori la cosa ma vera. Non diciamo cazzate, lo sappiamo benissimo Trump, quali sono i poteri forti, caro David. Ma anche Trump è appoggiato, è appoggiato da anche lui da un anzi, sacco di più. Anche lui dei finanziatori, ci mancherebbe altro. No, anzi, ma ci mancherebbe. In America, ecco. No, vedi questa faccia di merda, questa busta di piscio che hai invitato ecco. In studio, gli hai toccato questa busta la di sua piscio antisemita. Eh beh, sì. Io posso scherzare subito, ma quando tu fai l'antisemita gli devo dire muso di merda. Non ho detto nulla di antisemita. Sei un muso di merda. Ho detto sì, i tuoi un muso amici di ebrei. Merda antisemita, ma non importa. Sei un muso di merda antisemita. Va bene. Allora, quando questo muso di merda antisemita dice questa cosa, dimentica che in realtà buona parte degli ebrei americani votano per Trump. Assolutamente. Semplicemente perché Trump appoggia Netanyahu. E poi ha portato la capitale a Gerusalemme. Bravo. Non c'entrano niente i poteri degli ebrei non dietro, capisce un cazzo, dietro, non capisce un cazzo. Allora, comunque l'altra cosa che è successa è il fatto che in Polonia volevano depenalizzare l'aborto, spieghiamo per il volgo, l'aborto in Polonia è reato. Allora De Carli non è così pazzo quando lo dice. Ma in Polonia però. Ma dov'è la Polonia, ragazzi? Dove sta la Polonia? Sta in Congo o in è Europa, qui a fianco vero, a noi? Sta in Europa, ecco, sta in Europa, ecco. Sì, allora, chi ha vinto in Europa, in Polonia? Donald Tusk. Chi è Donald Tusk? Uno che tra i suoi punti aveva quello di depenalizzare l'aborto. Tu stai dicendo che anche in Italia l'aborto. Tu vorresti l'aborto certo, come reato. Ma come reato? Reato detto, noi ci arriveremo. Ma reato vuol dire che la legge donna va in galera. Va punita. Ma dai, ma cosa vieni in Polonia, ma vabbè, per la Polonia non parlo da noi. Ma non accadrà reato, mai. Allora, tu se vai in Polonia, mettiti caro Parenzo, vai viva in Polonia, il reato viva è l'aborto è un reato.
Okay, sì, ma sono pazzi, non sono pazzi, sono realisti, perché è uno stato sano e arriveranno tutti a farlo. Dalla Polonia vengono qui ad abortire. Ma non vengono qua ad abortire, fidati, perché c'è una cultura poi abortire ancora oltre il quinto mese. È una cultura della vita, non la cultura cogliona che noi sposiamo in tutti i mass media in Italia, dai. In Inghilterra puoi abortire anche oltre il quinto mese. Parliamo degli stati americani anche che hanno cancellato il diritto alla Ma tu pensi che anche la lobby LGBT abbia contribuito all'attentato a Penso che ci siano dietro interessi del mondo omosessuale organizzato. Dietro la tenta da Ma certamente. Era sicuramente un omosessuale. Tutti gli uomini più importanti sono legati alle lobby LGBT. Ma ragazzi, ma scherziamo? Dai, ma Trump darebbe molto fastidio, perché andrebbe a scardinare tutte quelle puttanate ideologiche che Biden a ripetizione ha finanziato e legiferato. Scusami, nei giorni scorsi in Italia è successa una cosa, un piccolo fatto di cronaca. Una coppia gay è stata praticamente rifiutata nel Cuneese, un bed and breakfast, ha rifiutato con delle motivazioni. Con delle motivazioni, gli omosessuali preferiamo non vengono perché non vogliamo rischiare che la nostra struttura finisca nei circuiti dei loro siti. È più di una questione di marketing. Ci siamo creati una certa clientela e vogliamo tutelarla. Sono armati da questa gente. Questa qua è una struttura che ha più di 10 anni. Questa gente armata da questi qua. Io da tre anni vado in pensione e non voglio avere problemi, perché uno con gli gay ha problemi. Ma certo che ha problemi. Sei mai andato a vedere i loro siti? La gente che ci gira? Che siti? Potrà avere la cazzo di libertà di dire io quel tipo di clientela non la voglio. Ma non è che tu vai a distinguere. Quindi lui non vuole la clientela omosessuale perché c'è un giro di clientela che non gli piace. Su certi siti girano certi tipi di clientela. Occupano una stanza e se ne vanno. E se non gli piace quel tipo di clientela, perché magari altri clienti non li vogliono, lui si vuole tenere quei clienti. Ma che cazzo c'entra? Ma è un servizio. E quel servizio, se non lo vuole offrire agli omosessuali, sarà libertà sua. Lo devi obbligare. Lo devi obbligare. Io dissi qui alla Zanzara: non lavorerei a fianco a un omosessuale. Posso dirlo? Sono libero di dirlo. Mi metti in galera, Parenzo. Tu non lavoreresti mai con un omosessuale. Quando questa faccia di merda qua va al concierge di un albergo e dà i suoi documenti, dici: io sono bravo. Vedono, diciamo, Movimento per la Verità. Vabbè, Madonna, chissà che cazzo fa questo sotto le coperte. Chissà quante seghe si tira sotto le coperte. Quindi, qua, da solo, che cazzo c'è? Rifiutano, ma non è che non ti affittano la camera, ma perché lui sei ha fatto un una scelta come struttura privata. Non hai mai visto una donna se a me non tua, me la noleggiano capito? Una camera, dico grazie, vado un'altra parte. Non cazzi te la loro, noleggiano, dai, anche, ma me la danno tutti a me. Tranquillo. Davide da Milano, vai Davide, dimmi che c'è. Davide, dimmi. Sì, buonasera, buonasera. Beh, intanto volevo, come dire, salutare De Carli, che lo seguo sempre. Vabbè, dimmi Davide, volevo fare, forza. Sì, volevo fare una domanda, se secondo lui No, per star bene una società deve affidarsi alle persone che sanno le cose, cioè che sono competenti nelle cose. Ma che c'entra? Cose. Che cazzo c'entra con quello di cui stiamo parlando? Scusami, spiegami. Cosa c'entra? Ma secondo me c'entra perché De Carli dice, appunto, in questo caso, chissà cosa succede nei siti, perché verosimilmente non lo sa. Purtroppo lo so. Che succede nei siti? Che fanno? Ah, quindi frequenta i siti gay. Ma sono una marea. Allora, sicuro. Vi do un sito. Ma che succede nei siti gay? Ma sono tutte robe da pervertiti, dai, su via. Due persone anziane in pensione, non vogliono avere quel giro di clienti a casa loro. Potranno essere liberi di farlo. Tutti i gay sono pervertiti. Sono gente che si fa le foto al culo, all'uccello, li pubblica. Ma chi te l'ha detto? Ma non lo fa. Siti Grindr, tu vai su Grindr, ti do anche il nome dei loro siti, dai. Ma certo, quella è l'app per gli incontri dei gay. Esatto, allora questa è gente che è pervertita. Ma ci sono anche quelle tra gli eterosessuali, quelle che hanno... Gli incontri che devono far vedere il mignolo, fanno vedere il culo. E allora, cazzi loro, se questi signori non vogliono che quelle camere siano oggetto di questi incontri, perché magari arrivano in quei siti, potranno essere liberi? Ah sì, per carità, allora, ma per amica la camera gli omosessuali. Vabbè, ciao, grazie amico mio, ciao. Proprio una discriminazione. Per le aziende che non vedono il futuro come una meta,